Salve a tutti, qui è Velvet Manda Emilio e oggi vorrei farvi la recensione della crema mani alla calendula della CN Nature. Questa crema mani si presenta in questo tubetto da 75 ml per un prezzo di circa 1,09 euro. Credo di non sbagliare nel dire 1,09 euro, ma l'ho comprata un pochino di mesi fa, quindi non lo ricordo precisamente. Comunque sicuramente questa è la cifra attorno alla quale si aggira la crema ed è un prezzo infinitamente basso. Vi faccio vedere, qui si vede l'inci. Cerco di farvelo vedere nel modo migliore. E la confezione ci dice che contiene un olio pregiato di calendula d'agricoltura biologica controllata e burro di karité. Ho acquistato questo prodotto al supermercato Lidl, che credo sia l'unico rivenditore della marca CN e anche della marca CN Nature. Il packaging di questo prodotto secondo me è delizioso, ma è anche molto comodo perché è molto piccolo, quindi si può portare in borsetta molto facilmente, ma è anche, vedete, un tubo che si può, diciamo, pieghevole, e per me è fondamentale questo perché quando la crema sta per finire posso tagliare il tubetto e raschiare il fondo del barile, che è una delle cose che amo di più delle creme, quindi finirle fino in fondo, non sprecarle neanche un goccio. Non so se voi siete come me, ma io adoro questa possibilità. Ora vi faccio vedere la crema, come si presenta e com'è. Ecco qui, l'ho messa un bel po' perché io adoro. Allora, come potete notare, e lo notate, la crema non lascia loni bianchi e questo forse da qui non si vede, ma fidatevi, si asciuga molto molto in fretta. Secondo me questo è un grandissimo pregio per una crema mani, soprattutto se la usate prima di andare a dormire la sera o in ufficio. E io un po' non sono molto paziente, ma un po' dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, sento la necessità di usare le mani, quindi per me è importante che la crema si asciughi in fretta. L'efficacia della crema fa quello che promette effettivamente, cioè nutre e rigenera le mani secche. Io non ho particolari problemi di secchezza alle mani, ma ho una pelle anche molto delicata, molto sensibile, quindi sento proprio la necessità a un certo punto di idratare le mani, di metterci una crema, e mi sono trovata benissimo con questa, perché nonostante appunto sia una crema leggera, questo non toglie nulla alla sua appunto efficacia, sia nutriente che idratante. L'unica pecca che mi sento di dover sottolineare su questo prodotto per me è il profumo, nel senso che non ha un profumo celestiale, non è che quando io la metto impazzisco per il suo profumo, non puzza, non ha un cattivo profumo, però non mi fa impazzire, non mi fa svenire. Il profumo comunque svanisce dopo qualche ora, insomma non rimane, non permane eccessivamente sulle mani, e questa è già la seconda confezione che compro, quindi per me è assolutamente un dettaglio, in questo caso trascurabile. La crema ha un pao non precisamente definito, nel senso che cercherò di farvi vedere, ecco qui si vede, credo che lo leggiate, 02-2019, ha un pao di solito appunto lungo, abbastanza lungo, quindi anche comodo. Se vi doveste trovare a passare alla Lidl, vi consiglio di provare questa crema, di acquistarla e fare una prova, perché il prezzo è davvero eccezionale, assolutamente secondo me stracompetitivo. Ha un'efficacia ottima e il profumo, che io non gradisco particolarmente, al limite a voi invece potrebbe fare impazzire. Da Velvet Manda Emilio è tutto, un saluto a voi e al prossimo video.